Fabio Berni, direttore commerciale di Radar, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno e benvenuto. L'azienda specializzata in fondine è localizzata in provincia di Firenze. Intanto come va e come ve la siete vista con il lockdown? Direi che sì, siamo collocati nella provincia di Firenze, esattamente a Fucecchio, quindi equidistanti dalla città di Firenze e dalla città di Pisa, quindi nel centro della Toscana. Per quanto riguarda il lockdown, direi che fortunatamente all'interno delle aziende il lockdown si è sentito marginalmente. Abbiamo fatto ricorso al CIG solo per comparti legati alla vendita al pubblico, soprattutto le armerie e i negozi di militaria. Comunque sia, il CIG ha interessato solo pochissimi comparti e direi per pochissimi giorni. Quindi, tutto sommato, il lockdown siamo usciti abbastanza integri, ecco, non è che ha fatto danni come ha fatto in altre Altrove, attività. certo. Certo. Beh, ecco, le armerie hanno riaperto, ovviamente a noi interessa molto il mercato interno, ma ovviamente occorre dire Radar, azienda del 1950, nata nel 1957, lavora molto con forze di polizia e militari in tutto il mondo, quindi avete lavorato comunque per completare gli ordini e i contratti, giusto? Certo. Diciamo che oggi il mercato che riguarda le forniture istituzionali, le polizie di tutto il mondo, esercito e quant'altro, riguarda il core business della produzione di radar. Diciamo che al di là delle aspettative iniziali, che pensavamo che il lockdown portasse anche a dei blocchi per quanto riguarda o addirittura degli slittamenti delle consegne, in realtà è andato tutto abbastanza in maniera normale, nel senso non ci sono state proroghe, per cui gli impegni della consegna dei prodotti per le forniture sono rimasti gli stessi, per cui anzi abbiamo dovuto dare un'accelerata perché i primi giorni del lockdown, ovviamente andando dietro a cosa ci riportavano i media, c'eravamo un attimino messi sul chi va là, per cui quei 2 o 3 giorni iniziali siamo dovuti spingere, abbiamo dovuto spingere per riprenderceli e per ovviamente rispettare le scadenze delle forniture. Questo sì, per cui fortunatamente, se poi ci mettiamo che la Toscana non è stata una delle regioni più toccate in maniera negativa dal Covid, è stato un susseguirsi di situazioni che ci ha portato in questa condizione, che Certo. non posso in questo momento dire che rispetto a altre è negativa. Senz'altro. E ecco, ovviamente è presto per dire se il lockdown o magari proprio le esigenze legate all'emergenza coronavirus e evidentemente alle fasi successive poi porteranno a qualche richiesta particolare, immagino, è un po' presto per dirlo. In ogni caso, ecco, la questione delle forniture naturalmente è una garanzia e quindi mi fa piacere che per quanto vi riguarda questo proceda al solito. Cosa contate di fare per supportare il mercato civile e soprattutto evidentemente l'Italia in questo periodo? Ma diciamo da soli, penso come radar si possa fare ben poco al di là di incrementare sulla profondità di gamma e fare dei prodotti nuovi come abbiamo fatto nel 2020. Siamo usciti proprio in tempi ristretti, primi di gennaio siamo usciti con il nuovo catalogo, sia caccia che per quanto riguarda law enforcement, quindi abbiamo dato un'accelerata. È ovvio che questo Covid ha esaltato negativamente la situazione di decozione totale in cui si trova il mercato della vendita attraverso il negozio, la rete vendita tradizionale. Purtroppo questo ovviamente non è solo il Covid, che sono anni che ci trasciniamo una situazione pesante. Bisogna cercare di volgere al positivo e quindi, ecco, giustamente tu hai detto da soli non si può fare granché. Certo. Come si può fare il sistema
in Italia nella nostra filiera. Ci sono esempi virtuosi in altre filiere in Italia, quindi si può fare, ma ecco, come per quanto è la tua esperienza, noi ne abbiamo parlato in questi giorni tanto a lungo, abbiamo anche cercato di focalizzare che cosa significa fare sistema. Ecco, come la vedi? Io credo che bisogna un attimino uscire da quelle gabbie mentali che ovviamente questo settore, ma non solo, bene o male, tiene chiuso il mercato italiano. Cioè ogni produttore, sto parlando per il nostro settore, che produce, per così dire, poi sono pochissimi, ma i nostri prodotti è visto come un competitor, per cui c'è una guerra assoluta fra concorrenti, il che la concorrenza, anziché portare, come forse qualche anno fa si sperava, ovviamente a dei prezzi proporzionali alla qualità del prodotto, sono nate una miriade di aziende non produttrici e commerciali che hanno spinto il prodotto verso il basso, dove il punto di riferimento è il solo prezzo. Secondo me bisognerebbe che ovviamente la filiera, in questo caso la nascita di alcuni consorzi per affrontare insieme i vari problemi che ci sono nei negozi degli armieri, della militaria, fosse affrontata un po' a tutto tondo, non dal singolo fornitore, perché altrimenti ne trarranno benefici solo quelle aziende che, ripeto, negli ultimi 10 anni sono nate a decine, che fanno solo esclusivamente la commercializzazione del prodotto, assicurandosi il prezzo più basso d'acquisto, e quindi questo ovviamente ha fatto flettere il mercato verso un segmento molto basso, dove aziende come noi, che hanno una tradizione e che producono in Italia, si trovano veramente in difficoltà. Certo. Qui bisogna cambiare però un po' di mentalità tutto, non solo noi come produttori, anche l'utente finale. Cioè, è impensabile che l'utente finale si sia abituato a comprare la camicia a 7,50 euro, cioè, e poi magari richieda anche la qualità o se va via il bottone. Questi sono prezzi irreali. Cioè, oggi sappiamo benissimo in Italia cosa costa un dipendente. Bada bene, io penso che le retribuzioni siano alquanto basse in Italia, siano troppo viziate da tassazioni, però alla luce di questo c'è un costo medio che lo sanno tutti, lo Stato per primo. Quindi quando vai a fare le gare, come in armeria vai a acquistare, come chi compra, e si parla di prodotti dal di sotto dei $10, è evidente che non sono fatti in Italia e vengono dal Far East, vengono da paesi dove viene sfruttata la manodopera, e con la qualità che c'è. Per cui bisogna... Il valore del prodotto. Io spero e spererei che questo Covid-19 ci riportasse a formulare alcune strategie per il futuro. Beh, noi diciamo ci abbiamo provato, magari ti invito a vedere sul sito e magari sul prossimo numero di Armietiro, poi comunque ti manderò qualche informativa. Ecco, sì. Valore del prodotto, al di là comunque delle questioni che naturalmente riguardano anche il Made in Italy o il Made by Italy, per quanto riguarda, ecco, le associazioni di categoria, è ovvio che noi abbiamo per esempio a che fare molto con quelle che si occupano di armi e munizioni, ma sono un'altra cosa. Certi prodotti evidentemente sfuggono da queste logiche, quindi esatto. Proprio per questo occorrerebbe volevo puntualizzare, quando parli di associazioni ovviamente di categoria parli di qualcosa legato al mondo dell'arma. Certo. Noi non siamo nel mondo dell'arma, ma siamo un limbo, cioè siamo borderline. Siete molto contigui però. Siamo molto contigui, soprattutto negli ultimi anni, dopo che c'è stato un cambiamento di mentalità, soprattutto proveniente dall'estero, dove oggi chi fa l'acquisto dell'arma corta, conseguentemente acquista arma corta e fondina, per cui la fondina
così come il cinturone, sono diventati dei prodotti, degli articoli che anche il produttore di armi non ne può fare a meno. Certo. Detto questo, però, mancano delle vere e proprie associazioni di categoria che riguardano la cosiddetta buffetteria. E già ne abbiamo parlato in passato, spesso è considerata anche a margini, ma il mondo delle polizie locali è un mondo, certo, da 75.000 operatori, il che non è un mondo invisibile. In realtà non si riesce, si mette tutto nel mucchio insieme alle armi e tutto, poi però le organizzazioni di categoria ovviamente vanno dietro al loro core business, che sono la produzione dell'arma. Quindi spererei che nascesse, anche se devo dirti una cosa, la difficoltà sta nel fatto che aziende che lavorano nel limbo, cioè qualcosa, quei prodotti e accessori per armi, in Italia sono rimaste pochissime, sono 3-4 aziende, e quindi voglio dire, non è che sono decine che puoi pensare a consorzi, puoi pensare... Quindi fino ad oggi chi l'ha fatta un po' da padrone sono le aziende più grandi, che fra l'altro ci metterei anche la nostra azienda, però sono le aziende più rappresentative. Poi quell'altro sono quelle micro aziende pseudo-artigiane che fra l'altro negli ultimi anni hanno anche subito quell'evoluzione, secondo me negativa, di spostare dalla produzione alla commercializzazione dei prodotti, quindi perdendo un po' quell'interesse del Made in Italy. Però se vogliamo andare ad investire, come la tua domanda diceva, nelle armerie e ridare vita a un mercato che negli ultimi anni si è ridotto in percentuali elevate, bisognerebbe uscire un po' da questo trend. Questo è molto interessante, speriamo di riuscire a costruire qualcosa. Noi quello che stiamo intanto cercando di fare è ovviamente con la rivista cercare sempre di qualificare il prodotto e comunque di presentarlo nel modo più corretto. Dopodiché, secondo me, sarà interessante provare a confrontarsi proprio perché la filiera è talmente vasta che ha delle esigenze che non sono chiaramente esaurite dalle associazioni di categoria esistenti fino a oggi. Quindi ti terrò senz'altro informato sui nostri sviluppi. No, ma mi fa piacere nel senso che tu hai fatto delle domande specifiche e io ti dico, ad oggi credo che se non si riesce a cooperare, come è già successo 30 anni fa nell'IT, né in tutti quei canali che ovviamente prima ognuno lavorava per conto suo, non si arriva da nessuna parte, ma soprattutto ci fermiamo ai confini italiani, cioè qualsiasi azienda che vuole esportare qualcosa non può andare alla cosiddetta disperata all'estero, perché non c'è futuro assolutamente. In effetti anche questo è un argomento da affrontare, cioè quello dell'internazionalizzazione, che ovviamente finora le aziende hanno in pratica svolto, come dire, a titolo individuale, ma diciamo che l'Italia in questo, tranne qualche caso, diciamo sempre comunque molto legato alle armi e alle munizioni, comunque l'Italia ha molto da dire in questo business, e quindi sarebbe opportuno, ci sono tutte le prospettive per riuscire ad operare nel modo migliore. Fabio, ti ringrazio tanto. Restiamo ovviamente in contatto per qualsiasi cosa e, come faccio sempre, naturalmente pollice alto, nel senso che ovviamente il lockdown per fortuna finito, che a noi comunque ha toccato tanto, anche se a voi meno, speriamo che ci porti comunque degli aspetti positivi. Grazie ancora. Ciao, ciao Massimo, buongiorno.